Con questo tutorial proviamo a imparare a giocare ad Arena, il gioco sui combattimenti dei gladiatori pubblicato da Italia Games nel 2016. Questo è Arena. Dentro la confezione di Arena troverete un tabellone che riproduce un anfiteatro, troverete alcune pedine che rappresentano le armature dei gladiatori. Sono 9 armature differenti con diverse tipologie di combattimento, 9 rosse e 9 nere. Troverete due dadi, uno nero e uno rosso, troverete delle pedine che vi serviranno per alcune armature particolari e per alcuni eventi particolari nel corso del gioco, troverete dei foglietti che servono a registrare il conteggio dei colpi subiti e fatti e infine le carte, 27 carte di colore nero, 27 carte di colore rosso. Fra queste carte dovrete selezionare quelle adatte per la tipologia di gladiatore che deciderete di utilizzare per questo combattimento. Avremo un combattimento fra un Retiarius e dall'altra parte un Provocator. Ogni giocatore inizia il suo combattimento scegliendo dal mazzo delle 27 carte quelle che corrispondono al suo gladiatore, in questo caso il nostro Retiarius. Si riconoscono perché il gladiatore scelto è colorato, quindi in questo caso tutte le carte del Retiarius saranno colorate, non utilizzerà queste altre carte dove la figura del Retiarius è invece non colorata, quindi queste carte le schiamo. La stessa cosa con il nostro provocator che utilizzerà le carte dove la sua figura è colorata. Il combattimento si svolge in turni. In ogni turno il gladiatore avrà in mano tre carte, fra le quali sempre la carta Motus che verrà ripescata ogni volta che viene usata. Importante è acquisire durante il combattimento che avviene contemporaneamente, l'iniziativa e quindi decidere chi fra i due avrà modo di colpire per primo. Mescoliamo quindi le carte del Retiario e del Provocator e peschiamo per ciascuno due delle carte coperte che si uniscono alla carta Motus, non si fanno vedere all'avversario. Ora, considerando quella che è la disposizione sul terreno, i due gladiatori, all'insaputa dell'altro, sceglieranno una delle tre carte. Ora vediamo la pesca. Il nostro provocator ha ovviamente in mano la carta Motus, poi ha una carta Ensis Ictus Latus, tutte le carte sono scritte in latino, ma sotto trovate la traduzione in italiano e in inglese, e per alcune carte più complesse sarà necessario consultare la tabella delle carte. E poi ha un Ensis Ictus ad Dexteram. In questo caso potrà colpire in tutti quanti gli esagoni che lo circondano, in quest'altro solamente negli esagoni alla sua destra. Il provocator è un combattente con arma corta e quindi colpirà solamente negli esagoni vicini a lui. Il suo tentativo sarà quindi quello di stare il più vicino possibile al Retiarius. Da qui non può fare nessun danno, quindi sceglierà di giocare la carta Motus. Contemporaneamente anche il Retiarius sceglie le sue carte, anche lui avrà la carta Motus, ha una carta Ictus Rectus Asta che gli consente di colpire a due esagoni di distanza e poi una carta Ensis Ictus ad Dexteram che gli consente di colpire sulla destra. Anche lui sceglie la carta Motus. Quando entrambi hanno scelto, si girano contemporaneamente le carte e si stabilisce chi avrà l'iniziativa. Per stabilire l'iniziativa si guardano il numero che è riportato qui a destra, in questo caso 0 per entrambi, è la stessa carta, e si tira il dado. Il nostro provocator fa un 4, il nostro Retiarius fa un 5. Si somma il punteggio di dado al punteggio riportato sulla carta, 5 a 4, l'iniziativa spetta al Retiarius che deciderà se vuole muovere per primo o per secondo. Abbiamo la carta Motus per entrambi, di conseguenza il nostro Retiarius sceglie di fare muovere per primo il provocator. Il movimento, come vedete nella carta, avviene sulla base dei numeri che sono riportati qui intorno. Ogni gladiatore ha diritto in ogni turno a 3 punti di movimento che può spendere come vuole. Ora, avanzando dritto se ne spende 1, avanzando nelle caselle laterali 1,5, arretrando 2 e ogni lato di giro del gladiatore costa 0,5. Il nostro Retiarius, per timore di essere esposto alla rete e al tridente del
del re Zarius, il provocator, decide di arretrare di 2 punti e si ferma qui. Il nostro re Zarius a questo punto, sapendo che carta è in mano, ricordate che la carta Ictus, Rectus, Asta, decide di avanzare di 3, quindi 1, 2 e 3 e si porta qui in posizione adatta per colpire. La carta viene scartata. A questo punto si sceglie la seconda carta. La terza carta non verrà giocata e sarà scartata. Il nostro Retiarius ovviamente gioca Rictus, Rectus, Asta, mentre il Provocator ha 2 carte del tutto inutili, l'avversario è distante, non lo può colpire in questo momento, ne deve giocare una, sceglie di giocare la Ensis Ictus ad Dexteram. Giriamo le carte, a questo punto si deve stabilire l'iniziativa, in questo caso è inutile perché il provocato non sarebbe comunque in grado di colpire, ma vi sono dei casi in cui invece la cosa è molto importante, quindi spetta a Retiarius tentare il suo colpo. Come si fa a colpire? Bisogna vedere il valore di attacco che è riportato nella carta. In questo caso vedete che con una distanza di 2 si colpisce con un valore più 2. A questo valore il nostro Retiarius aggiunge un tiro di dado, quindi 2 più 6, 8, tiro molto fortunato. Come si difenderà il provocator? Si difenderà utilizzando il numero che è presente sul lato nel quale viene attaccato, in questo caso 3. Se avesse giocato una carta difesa, bene, sono nel mazzo, avrebbe potuto aggiungere gli eventuali punti difesa che sono presenti in quella specifica carta. Quindi abbiamo 3. Scusate, 2 più 6, 8, meno 3, 5. Il nostro colpitore di tridente, Retiarius, ha ottenuto 5 punti. Si prende quindi il foglietto sul quale avremmo prima dovuto scrivere i nomi dei nostri gladiatori, quindi chiamiamo il primo Lucius e il secondo Martius. Il primo armatura è un Retiarius, mentre il secondo è un provocator. Ora il nostro Retiarius ha segnato un ictus, un colpo, e quindi lo segna, mentre il provocator subisce 5 punti di danno alla sua vis, alla sua forza, a 20 punti. Quando avrà consumato il suo 20° punto, cadrà svenuto nell'arena e spetterà al pubblico decidere se salvarlo oppure no. Dopo che il gladiatore ha subito un danno, si tira un ulteriore dado per vedere se ha subito dei danni ulteriori e si consulta la tabella che trovate nelle regole, che sono queste in italiano e in inglese. E in questo caso ottiene un 5 per le regole che troverete poi spiegate qua sopra, molto brevemente, vedrete che non subisce ulteriori danni. A questo punto il primo turno è terminato, vengono scartate le carte che sono state giocate. I due giocatori scartano anche carta non giocata, la tengono coperta in modo che non la si veda, recuperano la carta Motus, sempre tenendola coperta, e vanno a pescare altre 2 carte dal mazzo. Il combattimento continua in questo modo fino a che uno dei due, appunto, non cade svenuto. Alla fine del combattimento, se uno dei giocatori è riuscito a ottenere un certo numero di colpi, pur perdendo, può sperare di salvare la vita. Se invece avrà combattuto male, sono molto maggiori le sue probabilità di essere eliminato. Questa è la sintesi essenziale del gioco. Ovviamente potete trovare delle varianti in base alle diverse armature con cui combattere, ma le potete trovare sulle regole che sono disponibili sul nostro sito. Vi auguro buon divertimento con Arena di Italia.